Buongiorno e benvenuti al nostro tutorial sulla maratona. Oggi tratteremo l'argomento dell'idratazione. La sistematrice ufficiale dei palloncini dei Pacers. Uno degli obiettivi principali di oggi senza dubbio sarà cercare di colorare con i nostri palloncini questa Puglia che, per essere i primi di maggio, credo abbia un po' esagerato con le sfumature di grigio. È partita finalmente la maratona delle cattedrali da Barletta, esattamente ai piedi della prima delle 5 cattedrali che andremo a vedere oggi. Location differente, passo differente, ma i Pacer più belli restano sempre la coppia Mauro e Barbara. Attenzione, perché Antonio si è iscritto al canale in diretta, a volo, sì, al volo, durante la maratona. Passato il quinto chilometro ti ritrovi magicamente alla X miglia di Tor Vergata. 12° chilometro, Trani ci apre le sue bellissime porte e si affaccia anche un timido sole. Corriamo le strade di Trani. Siamo lasciati alle spalle la cattedrale di Trani e anche il sole, perché il tempo non promette niente qui davanti a noi. Da Trani siamo passati direttamente a Miami Beach. 16° chilometro, ha cominciato a piovere copiosamente e adesso il gioco sarà vedere se prendo più acqua qui o a Padova 2 settimane fa. Allora sarai tu forse, se porti male. Colpa mia. Passaggio in mezza maratona puntualissimi, nonostante il meteo avverso e i continui saliscendi nel tratto che da Trani ti porta a Bisceglie. Non saranno quattro gocce, una tempesta di neve, un tornado a scoraggiarci, dai! Nel centro storico di Bisceglie stiamo praticamente facendo l'Urban Trail, abbiamo trasformato di Bisceglie a prima edizione. Esatto. Non facciamo più caso a schivare le pozzanghere, se oramai la situazione è così che vedete. Superata finalmente Venezia, neanche l'uscita del sole riesce a rendere un po' più leggero l'ennesimo chilometro su questa strada statale completamente in salita e controvento. 34° chilometro, ci dirigiamo a Gagliardi e Tosti verso la cattedrale di Molfetta, quarto monumento della nostra maratona. Nuovamente sulla statale e ritorna a farci compagnia inspiegabilmente di nuovo la pioggia. L'acqua per 42 km e non vi siete iscritti neanche al canale, siete delle bruttissime persone.